Ciao a tutti qui dall'Accademia del Fantacalcio, in questo video vi darò un po' di consigli su come fare l'asta, cioè le modalità che puoi utilizzare per la vostra asta. Le prime due modalità che vi racconterò sono molto semplici da fare, sono quelle anche più utilizzate e sono quelle dove diciamo ci vediamo faccia a faccia. Che poi è quello che vi consiglio di più, di fare l'asta, dove appunto ci si ritrova in un posto specifico e ci si vede, perché è la cosa migliore. Diciamo, il bello del fantacalcio è proprio questo, di vedersi, di avere diciamo, il contatto con gli altri, e avere uno scambio, un'informazione, di idee, e perché no, a volte anche uno si può arrabbiare un momento specifico, però fa parte anche del gioco, e se c'è grinta, se c'è la volontà di vincere, può nascere anche questo. La prima modalità che vi lascio è per quel che riguarda appunto diciamo, l'offline, quindi di vedersi faccia a faccia, è quella della modalità per ordine alfabetico. Cosa significa per ordine alfabetico? Significa che puoi semplicemente attraverso le liste dei giocatori, quindi ognuno dei fantallenatori deve avere le proprie liste stampate che devono essere uguali per tutti, con i nomi dei vari calciatori, dal portiere fino agli attaccanti, quindi di solito si parte dal portiere e in ordine appunto alfabetico, quindi dicendo il primo nome del primo giocatore che ha il nome con A, faccio vedere A, B di solito, fino alla fine, e quindi si va diciamo a chiamare il giocatore, il presidente, comunque il banditore della Lega, inizia a chiamare i giocatori e fino in fondo si va diciamo a competere attraverso i vari rialzi per prendere i giocatori. E quindi di solito si fa così, si prende la lista e si inizia dal portiere fino agli attaccanti. La seconda modalità che puoi utilizzare per la tua asta di fantacalcio faccia a faccia, quindi diciamo offline, su un tavolo, sono tutti insieme, è quella della chiamata libera, che è anche quella diciamo più utilizzata, di solito almeno è quella tra le più utilizzate, ma è anche la più divertente, perché ognuno dei fantallenatori diciamo a turno chiamerà un giocatore specifico, quindi tu non sai mai chi uscirà fuori e a volte ti puoi, diciamo, può scombinare, no, quello che sta succedendo, perché se tu hai la lista e i tuoi obiettivi, se senti proprio il tuo obiettivo principale che viene chiamato, ti può diciamo, sconvolgere un po', ti può mettere anche in ansia, però è più divertente così perché non si sa mai appunto quello che succederà. L'importante, come dicevo prima, nella prima modalità, sapere che tutti hanno una lista, che tutti partono con gli stessi fantamilioni. Un'altra cosa importante è, mi raccomando, date anche una tempistica, perché se no non finisce mai l'asta. In questo caso, insomma, un fantallenatore potrà scegliere un giocatore specifico senza pensare a portiere, attaccante, centrocampista. Uno chiama liberamente chi vuole per completare la propria rosa fino alla fine, quindi fino a che l'ultimo non riesca a completare la rosa. Un altro consiglio che ti do in questo caso, se la stai facendo questa modalità, è quella di non far uscire subito il tuo obiettivo principale, il calciatore principale, cerca di riscaldare un po' l'ambiente, facendo uscire piano piano i giocatori, e aspettando anche il momento giusto, perché in molti casi può darsi che nessuno ci punta sul giocatore che vuoi e lo puoi prendere a poco poi alla fine dell'asta stessa. Quindi è importante anche questo, cioè avere la pazienza giusta e puntare al momento giusto, migliore per prendere quel calciatore che vuoi. Nel caso in cui non ci si può vedere faccia a faccia, e purtroppo in molti casi è così, perché uno che ne so vive all'estero, l'altro non vive nella stessa città, insomma ci possono essere mille sfaccettature, mille diciamo, variabili, si può organizzare, ed è quello che vi consiglio, è l'unica che vi consiglio qua, la modalità a buste chiuse. Cosa significa la modalità a buste chiuse? Che ognuno dei fantallenatori potrà fare un'offerta, però chiusa, nel senso che nessuno potrà vedere l'offerta, cioè quanti fantamilioni quello specifico allenatore ha dato per quello specifico calciatore, quindi significa che tu punterai sui tuoi obiettivi, dividendo il tuo budget in base giustamente ai tuoi, a come vuoi giocare, con il modulo che vuoi giocare, se vuoi puntare più sulla parte offensiva, diciamo quindi sull'attacco, oppure vuoi avere una squadra bilanciata, punterai sia diciamo, a un top player almeno per uno ad ogni reparto, quindi dipenderà da quello che vuoi fare, punterai sul tuo giocatore, nessuno vedrà quanto sei puntato sui giocatori specifici e in un determinato momento, in una data specifica, in un orario specifico, preciso,
scusate, vi ho detto un sacco di volte specifico, però è così, cioè una data prestabilita e in un momento specifico appunto si apriranno le buste. Quindi in quel caso vedremo quanto tutti hanno puntato su quel giocatore specifico, un cuore specifico visto, e vedremo chi è riuscito ad accaparrarsi il giocatore. Quindi la busta chiusa è molto semplice, perché tu dirai agli altri: guarda, facciamo la busta chiusa, quindi facciamo in modo che possiamo 2 settimane prima della data scelta puoi puntare e mettere sui fantamilioni, e poi dopo si aprono le buste e ognuno prenderà i giocatori appunto che è riuscito a conquistare. Queste 3 modalità sono quelle che vi consiglio quindi per organizzare la vostra asta. Poi vi devo dire un'altra cosa che volevo lasciare, perché nel caso in cui siete in tantissimi, facciamo un esempio, siete in 12 o siete in 16, alcuni che fanno questa pazzia di creare delle leghe con 16 giocatori, che sono troppi secondo me, lasciate anche il mercato sempre libero. Cosa significa lasciare il mercato sempre libero? Che ci sono varie possibilità, no? Tu puoi fare in modo che ci siano soltanto quelle aste, soltanto nel momento in cui hai le aste, hai l'asta iniziale e di metà campionato, si possono appunto completare le rose e cambiare i giocatori. Ma quando sei in tanti, in troppi, può capitare che a lungo andare, durante la stagione, visto che comunque sono pochi giocatori titolari, perché divisi in 16, ecco, rimangono pochi quelli titolari, dare la possibilità a tutti di fare degli scambi anche durante il campionato stesso, quindi non soltanto nella fase di asta iniziale o di riparazione, ma poi dare la possibilità a tutti di astare e di svincolare i giocatori quando vogliono durante la stagione. Quindi lascio questo consiglio, perché in molti casi è capitato che qualcuno ha fatto queste leghe a tante squadre, e da 16 squadre, 12 in su insomma di fantallenatori, e qualcuno poi è rimasto durante la stagione senza cacciatori, giocava sempre senza un titolare o almeno due, perché appunto non aveva la possibilità di prenderne poi i giocatori giusti durante sia l'aster. Non è che non sia stato bravo, è solo che non so, si è infortunato qualcuno è stato venduto all'estero poi e così via, anche perché i mercati adesso sono diversi tra loro e quindi crea confusione, può creare casino quando siete in troppi. Quindi vi consiglio anche di lasciare il mercato libero, così date la possibilità a tutti di giocare tra virgolette alla pari. Bene, se ti è piaciuto questo video mi raccomando lasciaci un like qui sotto, seguiteci perché avremo tanti altri video con questi consigli un po' più mirati sull'asta e sul fantacalcio in generale, e lasciaci un commento qui sotto con nuove idee, oppure se hai delle domande, delle richieste da fare, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!